È un periodo difficile per i comuni, lo sappiamo, a Fiorano però ci sono segnali incoraggianti che arrivano da commercianti e volontari. Cosa sta accadendo? Lo chiediamo al sindaco Clara Poli. Ogni amministrazione ormai si è ben resa conto che le difficoltà non sono tante, sono tantissime. Mancano le liquidità, il patto di stabilità ci sta costringendo a fare delle scelte e gli amministratori si trovano che nel programmare gli interventi si vedono sempre più con le mani legate, si vedono sempre più costretti a ridurre quelli che sono determinati interventi che magari gli amministratori riterrebbero necessari. Però ci sono cose che stanno funzionando, che riprendono, che è proprio la mancanza di fondi, che è questa difficoltà che ad esempio sta unendo i commercianti di Fiorano che si riuniscono proprio per poter ricreare questa associazione che nel giro di poco tempo era sorta e che si era andata spegnendo, mentre invece adesso si stanno ricomponendo proprio per darsi l'un l'altro sostegno e per vedere di creare qualcosa nel paese che possa essere di attrattiva. Il momento è veramente brutto e sono loro i primi che danno questi segnali di volontà, di sostegno e di cooperazione. Questo credo che per questa amministrazione sia un buon punto, perché se i commercianti stanno insieme vuol dire che ci sarà ancora qualche manifestazione in Fiorano che potrà dire che ci siamo noi. Un'altra cosa che è segno di questo brutto momento, ma che ci sta dando una buona mano, sono i volontari. A Fiorano ci sono una trentina di persone che, o perché sono stati socialmente utili in Fiorano, hanno visto come lavorava l'amministrazione, oppure perché in pensione preferiscono darsi disponibili per aiutare gli altri e stanno facendo sia gli assistenti alla viabilità, sia assistenti nel sociale. Sono delle persone con tanta buona volontà che stanno proprio aiutando e sostenendo gli amministratori nel dare i servizi a quelli che sono i nostri concittadini. Per primo metto anche gli amministratori che lo fanno per il 90% a titolo di volontariato e credo che bisogna ringraziarli per tutto il tempo e per l'impegno che stanno dando. Gli amministratori, i volontari e chiunque si dà da fare per aiutare gli altri.